Buonasera a tutti ragazzi e bentrovati. Allora, sono concluse da poco le partite, quelle delle 21:45. Soprattutto ho seguito la partita come sempre dell'Atalanta, che anche oggi vittoriosa batte la Sampdoria per 2-0. E ho seguito ovviamente il mio Napoli alle 19:30, anche lui vittoriosa a Genova contro il Genova per 2-1. Allora, parliamo prima della partita che si è conclusa da poco. Ho seguito, vi dico la verità, soprattutto il secondo tempo. L'Atalanta in pressione per quasi tutta la gara, cercando di sbloccare la partita, e da un calcio da fermo, da un calcio d'angolo, ha sbloccato l'incontro, è andato in vantaggio a una ventina di minuti dalla fine, e poi Muriel con un grandissimo gol dal limite dell'area ha legittimato la vittoria sul 2-0, e quindi regalando l'ennesima vittoria consecutiva dell'Atalanta, che negli ultimi tempi, nelle ultime 10 gare, scusate, praticamente è da considerarsi prima in classifica. Una squadra che ormai non ha più freni, che ormai corre veloce come un treno. Complimenti, ne ho fatti tantissimi in questi 2 anni che seguo la Dea, in particolar modo perché mi piace il modo di intendere il calcio. E quindi in questo momento, prima che l'Inter giochi, mi pare domani, l'Atalanta addirittura è terza in classifica, e diciamo che potrebbe insediare anche la seconda posizione se il trend continua a essere questo, perché la Lazio è in un periodo di riflessione abbastanza evidente, un momento di crisi di risultati, quindi se dovesse essere questo il trend dell'Atalanta, addirittura potrebbe puntare al secondo posto. Dicevo invece, alle 19:30 ho visto tutta la partita del mio Napoli. Anche in questo caso si sta dimostrando, secondo me, la seconda squadra più in forma del momento. Nelle ultime 11 gare il Napoli ne ha vinte ben 9, una sconfitta, sappiamo, 2 giornate fa proprio contro l'Atalanta, dove secondo me il Napoli ben figurò, una partita piuttosto equilibrata, decisa da episodi, ma secondo me il Napoli non ha subito molto il gioco della Dea in quella partita, e quindi secondo me si sta dimostrando che è la squadra dopo l'Atalanta più in palla e più in forma di questo post coronavirus, diciamo, da quando è ripreso il campionato. Sicuramente sono 2 squadre che fanno vedere il miglior gioco, e Napoli per motivi un po' diversi, non proprio diciamo come il Napoli di Sarri, ma un gioco leggermente diverso proposto da Gattuso, ma comunque piacevole da vedere, comunque che tende a prevalere sull'avversario, tende a fare il gioco, e quindi battendo il Genoa, ripeto, mantiene la quinta posizione alle spalle delle big, e il rammarico per quanto mi riguarda il Napoli è ancora più forte, perché lo dicevo già all'inizio di questo campionato, purtroppo guidato da Carlo Ancelotti, che questo Napoli sicuramente ha qualche lacuna in qualche ruolo, ma non vedevo questa squadra così sotto e così inferiore, soprattutto all'Inter e alla Lazio, quando ci fu lo scontro diretto a Napoli, da Napoli-Inter vinto dai nerazzurri per 3-1. Dissi: se questa è l'Inter, secondo me farà fatica, insomma, ad avere continuità, scusate, nei risultati. Il tempo mi ha dato ragione. Credo che l'Atalanta, se continua così, scavalcherà tranquillamente i nerazzurri dell'Inter, perché in tutti questi mesi, tutte le partite che ho visto dell'Inter, non mi ha mai convinto a livello di gioco. Ha sfruttato spesso le giocate individuali, soprattutto di Lukaku, quando questo era in una forma strepitosa, non con grandi idee di gioco, palla piuttosto lunga quasi sempre proprio su Lukaku, che difendeva palla e faceva salire un po' la squadra, quindi un gioco piuttosto monotematico, che alla lunga poi abbiamo visto ha portato a dei problemi, quando Lukaku e Lautaro Martinez, che hanno cantato e portato la croce per tanti mesi, hanno un po' avuto una flessione di rendimento, la squadra ne ha risentito. Negli ultimi periodi non sta facendo grandi risultati, come la Lazio, che in un momento di flessione, secondo me, soprattutto fisica, e quindi addirittura l'Atalanta potrebbe insediare, come dicevo, il secondo posto. Il mio Napoli stasera mi è piaciuto perché mi ha convinto,
ha sbloccato la partita alla fine del primo tempo, dopo una prima parte di gara, secondo me, che meritava almeno un paio di gol di vantaggio. Il Napoli, un gol annullato ad Elmas per un fallo di mano. Molto dubbio questi falli di mano, sicuramente non riesco più ad interpretarli. Un fallo di mano, secondo me, totalmente involontario, quando il giocatore che ha preso la palla, non vedendo neanche dov'era, perché il braccio era dietro le spalle. Comunque, al VAR hanno deciso così, l'arbitro ha visto le immagini e ha annullato il gol ad Elmas. Poi nel finale del primo tempo il solito Mertens ha portato in vantaggio il Napoli, mentre all'inizio della ripresa c'è stata una reazione del Genoa, che è pervenuto al pareggio su una situazione d'angolo, su una disattenzione della difesa. Però dopo l'1-1 il Napoli ha iniziato di nuovo a macinare il gioco e a cercare a tutti i costi la vittoria, e trovare le motivazioni in questo momento non è facile. Quindi tanto di cappello a Gattuso, che sta motivando questi calciatori ad uno ad uno, e quindi il Napoli alla fine, con un gol di Lozano subentrato a Mertens proprio nella mezz'ora finale, con un bel gol, con un lancio alle retrovie, ha preso il tempo al difensore e ha realizzato il 2-1, ed è stato il risultato finale. Per quanto riguarda i Napoli, se entriamo un po' più nel dettaglio dei singoli, mi è piaciuto moltissimo Elmas. Io ne parlo spesso del centrocampo del Napoli, perché ribadisco che Zielinski non mi convince per come interpreta il ruolo di centrocampista. Secondo me è un giocatore molto più offensivo, che andrebbe meglio utilizzato da trequartista dietro le punte. Non lo vedo come centrocampista puro. Secondo me l'interpretazione che ha Elmas di questo ruolo è molto più completa, forse tecnicamente inferiore a Zielinski, però recupera palla, si propone, è bravo negli inserimenti. Oggi aveva fatto anche gol che poi è stato annullato. Ne ha sferrato in un'altra occasione il gol con una mezza rovesciata in aria da vero attaccante, quindi dove Perin con una prodezza ha evitato il gol. Quindi vedo un giocatore molto più completo per come interpreta il ruolo di centrocampista, che è più vicino all'idea mia di centrocampista. Quindi molto meglio Elmas al posto di Zielinski. Fabian in ripresa, però, io ripeto il mio concetto, lo vedo un giocatore un po' troppo lento e macchinoso, e quindi o ci si mette vicino un giocatore molto più veloce, rapido, in modo da poter coprire zone di campo che rimane scoperto Fabian Ruiz quando subiamo le ripartenze. Quindi un giocatore all'Haaland, secondo me, vicino sarebbe l'ideale. Oppure anche Elmas, secondo me, oggi si è ben comportato, perché ha più gamba e riesce a coprire più metri rispetto a Fabian, quindi a mettere una pezza quando questo rimane un po' in avanti e non riesce a recuperare in tempo la posizione. Quindi molto bene, secondo me, Almas, la partita di questo calciatore oggi. Un po' sottotono Insigne, perché se si gioca ogni 3 giorni con questo caldo è comprensibile. E abbiamo la conferma che Mertens, insomma, si sta avviando un po' il suo declino, non per le doti tecniche, ma perché secondo me non riesce più a giocare 90 minuti agli stessi ritmi. Quindi anche per l'anno prossimo bisognerà affiancargli, o comunque comprare un calciatore, un attaccante che possa farlo rifiatare, o comunque iniziare la partita con un nuovo attaccante e poi dargli l'ultima mezz'ora, 40 minuti, perché Mertens ha comunque il colpo che può risolvere qualsiasi tipo di partita. Però è un giocatore che a 33 anni, ormai si sa, sarà difficile che possa tenere per molte gare 90 minuti, 90 minuti. Quindi bisogna tenerlo come un jolly per questi 2 anni di contratto, e quindi non dargli troppe responsabilità, perché gli anni passano per tutti, e ovviamente sta perdendo un po' di brillantezza, soprattutto quando si va in là con i minuti, e anche con questo caldo ovviamente, ripeto, si soffre di più a livello fisico. Per il resto la coppia Manolas-Maximovic si è abbastanza ben comportata. Maximovic oggi qualche sbavatura, anche lui probabilmente giocando così spesso ogni 3 giorni la stanchezza incomincia ad affiorare. Però credo che il Napoli anche oggi abbia disputato una partita completamente all'attacco, cercando più del Genoa di pervenire alla vittoria. Quindi anche la vittoria di stasera, mi sento di dire che è abbastanza meritata. Quindi, ripeto, parlo di queste due squadre, Atalanta e Napoli, perché le ritengo, oltre a quelle che seguo di più,
ovviamente nell'ultimo periodo, le ritengo le due squadre che attualmente sono più in forma e quelle che applicano un calcio più propositivo. L'Atalanta è in un trend favoloso, non so, non mi ricordo adesso quante vittorie consecutive ha ottenuto, sta battendo record su record e sta insidiando fortemente sia la seconda che la terza posizione. Adesso vedremo per queste partite che rimangono se la Lazio riuscirà a riprendersi un po', visto che ultimamente sta ottenendo veramente pochi punti, e vediamo anche l'Inter come reagirà e come si proporrà nelle ultime partite. Se no, se il trend sarà questo, sarà inevitabile che l'Atalanta addirittura si potrebbe piazzare al secondo posto dietro la Juve, con Lazio e l'Inter che poi si contenderanno terza e quarta posizione. Ripeto, rammarico forte per il Napoli che ha avuto un avvio con handicap che ha pregiudicato poi tutta la stagione. Comunque, forza Napoli sempre. Bella dea, complimenti ancora una volta a voi, perché niente da dire, è una bella squadra, completa in tutti i reparti, e quindi ancora una volta ha legittimato quella posizione e sta meritando appieno di nuovo l'accesso in Champions League. Un saluto a tutti da Frank e ci vediamo prossimamente per nuovi video. Un saluto a tutti. Ciao.